Buonasera a tutti, direi di iniziare la serata. Ci fa particolarmente piacere vedere un pubblico numeroso che non è consueto per serate su questa tematica. Abbiamo invitato la dottoressa Calloni che partecipa in maniera veramente attiva a attività in giro per l'Italia e non solo relative alla violenza sulle donne. La dottoressa Calloni è insegnante e professoressa di filosofia politica e sociale presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università Milano Bicocca. È stata per molti anni senior researcher presso la London School of Economics e ha insegnato in molti atenei stranieri. Ha insegnato a Brema, a Vienna, a Notre Dame negli Stati Uniti. Ha partecipato a ricerche internazionali. Di un altro progetto a cui partecipa e a cui ha dato vita ve ne parlerà lei personalmente. La serata di questa sera prende lo spunto dal volume che la dottoressa Calloni ha scritto assieme a Simonetta Agnello Orbi. È un libro estremamente ricco di spunti, difficile fare una sintesi. Io penso che la cosa migliore sia lasciare parlare lei e poi eventualmente intervenire noi con delle domande. Per cui lascio la parola alla dottoressa Calloni. Bene, grazie. Io sono sempre molto contenta di venire a riunioni in diversi, diciamo così, contesti geografici, politici, sociali, culturali, anche perché per me non è soltanto presentare il libro, ma bensì anche capire come è organizzato il territorio, come le associazioni si organizzano e soprattutto come la cittadinanza attiva è fondamentale proprio nel senso di affrontare questo problema che sta diventando sempre più dirimente per il dibattito politico nostro, ma anche un problema che è sempre esistito. Allora, oggi io prenderò spunto da questo libro scritto con Simonetta Agnello Orbi e poi dirò perché, e poi parlerò velocemente perché è un fenomeno che è sempre esistito ma soltanto adesso sembra diventato un caso politico e sociale, e terzo cercherò di spiegare un po' il metodo, un metodo inglese, ma non perché dobbiamo copiarlo, ma perché ha avuto degli ottimi risultati in termini di salvaguardia, protezione della donna, sono diminuite le morti e anche i costi sociali sono diminuiti se si adotta un metodo integrato. Quindi questi tre diciamo così, elementi di cui cercherò di parlarvi e soprattutto poi ogni realtà cercherà di vedere, di prendere quello che può o quello che vuole, anche se a mio parere questo dovrebbe essere un piano nazionale. Speriamo adesso che dopo l'entrata in vigore della 119 della legge si possa finalmente anche attuare un apporto, un atteggiamento, un affronto di questo problema che tenga conto non soltanto della donna vittima, perché finora c'è sempre stato un approccio focalizzato sulla donna. Sappiamo che invece questo problema deve essere affrontato in maniera olistica, integrato, e quindi cosa significa? Significa che da una parte non si può prendere in carico solo la donna, ma che bisogna anche curare il maltrattante, perché noi sappiamo che se non curato quasi il 90% sono recidivi, e quindi oppure se vanno in carcere, come è il caso con l'entrata in vigore della nuova legge, quando esce è molto più criminalmente pericoloso di quanto è andato in carcere. Quindi bisogna lavorare, perché altrimenti la donna si presenterà di nuovo al pronto soccorso o se no pure verrà fino nei casi estremi uccise. E l'altra cosa, bisogna intervenire assolutamente sui bambini, perché i bambini sono stati in qualche maniera trascurati in queste vicende, nelle liti e nei disagi familiari. Non so, c'erano dei casi di morte o dei casi in cui i litigi coniugi in cui si diceva i bambini no, non vedevano, erano sotto il tavolo. Sì, ma perché erano sotto il tavolo? Per non vedere, ma udivano e sapevano benissimo
della situazione. Quindi ci sono casi di bambini che assolutamente portano queste conseguenze per tutta la vita, quindi in nome anche delle generazioni future che dobbiamo curarci di loro. Cosa significa? Che vivono situazioni post-traumatiche, che sono quelle come i bambini sopravvissuti ai lager, dei bambini in situazioni di guerra, perché vivono sotto il terrore che qualcosa possa accadere, perché sentono il dolore della madre, gli strilli, gli schiaffi. E il bambino diventerà anche da grande, se è maschio, molto spesso, pur capendo il dolore della madre, assumerà in quanto uomo l'atteggiamento del padre, oppure se femmina cercherà di avere dei partner che ricordano il padre, quindi come tale la violenza verrà riperpetuata. Tenete conto che anche da ricerche fatte, il 90% circa nelle carceri, donne e uomini, questa è una ricerca mondiale, hanno avuto nell'infanzia dei traumi e hanno in qualche maniera riperpetuato nella loro vita adulta anche un'attività criminale che sono necessariamente legata alla forza, perché la forza e la violenza è qualcosa che anche i bambini in qualche maniera inoculano durante l'infanzia. Mi raccontava uno psicologo che lavora con maltrattanti stranieri, perché è diventato anche questo una hot issue, cioè una questione cruciale anche a Milano, comunque in città con comunità straniere consistenti, che questo bambino l'ha visto per anni picchiare la sorellina da parte del padre. E finché lui non ce la fa più, per proteggere questa sorellina che era mal ridotta, prende un fucile, la punta contro il viso del padre, il padre impallidisce, addirittura se la fa sotto e quindi lascia la bambina, da allora in poi lascia la bambina. Ora, quest'uomo è sotto cura come maltrattante, perché poi nella vita adulta quest'uomo è diventato un abusatore. Perché? Perché aveva capito da piccolo che l'atteggiamento della forza della minaccia era un atto per ottenere qualcosa. Quindi il paradosso è quello che aveva riperpetuato sulla sua compagna un atto di violenza per ottenere qualcosa, e quindi riperpetuando quella violenza che lui da piccolo aveva cercato di affrontare, addirittura minacciando il padre. Quindi capite che le dinamiche familiari sono complessissime e come tale bisogna affrontare il problema della violenza di genere, affrontarlo appunto in maniera integrata, olistica. Vi dirò poi la seconda parte della mia nel mio intervento, come questo concetto di approccio integrato sia anche un approccio che coinvolge le istituzioni, quindi dall'alto verso il basso, i servizi o comunque gli ospedali o comunque tutte le agenzie che prendono in carico la donna, e poi naturalmente la società civile, associazioni, giornalisti e così via, università, istituzione, siamo un'istituzione comunque ricerca e formazione, ma soprattutto vedremo anche i datori di lavoro, perché i datori di lavoro non si devono occupare soltanto del problema del mobbing, ma anche di vittime e perpetratori che lavorano in situazioni, immaginatevi come, nelle loro aziende, sui luoghi di lavoro. Allora, io non so quanto voi sappiate della storia dei diritti di genere in Italia, e forse sapete anche che è un fenomeno che è sempre esistito, ma che se ne parla soltanto dalla metà degli anni 90. Perché se ne parla nella metà degli anni 90? Perché finalmente il movimento delle donne, facendo una pressione enorme a livello internazionale, era riuscito nel 1993 nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a far sì che gli stati ammettessero che la violenza sessuale e domestica, perché sono due cose diverse ovviamente, ma si integrano, fosse una violazione dei diritti fondamentali umani. Quindi prima nota 1993 e 1995 finalmente si fa una conferenza mondiale a Pechino sui diritti delle donne e le bambine, in cui si ammettono forme di violenza agite contro le donne e le bambine a tre livelli: il livello della famiglia, il livello della comunità e il livello dello Stato. Quindi forme di violenza che vengono definite come fisica, psicologica, economica e quant'altri, ma che sono di tipo sia strutturale che simbolica. Strutturale significa che ci sono delle strutture che per esempio impediscono alle donne anche di raggiungere questioni apicali, no? Perché ci sono dei meccanismi
che lo impediscono. Oppure simbolica significa che molto spesso anche le donne interiorizzano queste forme di violenza rispetto alla propria incapacitazione di ottenere o di fare delle cose. Questa è il tipo di violenza peggiore, perché le donne non hanno, diciamo così, anche sicurezza nelle loro capacità. Quindi fino al 1995 anche i dati erano disaggregati. Quando si parlava di disoccupazione non si dicevano donne disoccupate, uomini disoccupati. Quindi dal 1995 in poi non solo si fanno dati disaggregati, ma si cominciano a raccogliere dati, per cui anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità ammette che le violenze di genere, soprattutto quelle domestiche, in ambito domestico, sono quelle che causano il maggior numero di morti tra le donne. In Italia ne muoiono circa 2,3 alla settimana, quindi un numero che nell'ultimo anno sono aumentati, 174 più o meno rispetto all'anno prima che erano 132, però diciamo che più o meno è un fenomeno assolutamente costante, mentre gli omicidi di uomini sono in diminuzione. È vero che anche le donne ammazzano gli uomini, però è altrettanto vero che se voi guardate le cause non sono più come la signora Gucci che mette il veleno, il marito muore, o la ballerina che vuole, che sono i grossi scandali, no? Avere l'eredità del marito. Noi sappiamo che la maggior parte di omicidi per cui le donne uccidono gli uomini sono di reazione rispetto agli abusi subiti, di reazione rispetto ai figli che vengono in qualche maniera abusati, e quindi di fatto c'è una dimensione assolutamente di genere in quella che è la violenza fisica, psicologica, economica. Quindi i dati che noi abbiamo sono anche nuovi, tra virgolette, perché in Italia, per esempio, molto spesso molti omicidi venivano considerati incidenti domestici. La donna che cade dalle scale viene trovata morta, come è successo una signora trovata morta, ma si dice ma in cantina è scivolata. Peccato che c'erano delle denunce che già parlavano di maltrattamento, poi infatti si è trattato di omicidio in cui il marito ha spinto la moglie giù dalle scale, che era già, diciamo così, malmessa per i ricoveri avuti in precedenza. Oppure naturalmente c'è il fatto che, non so, si diceva si fosse suicidata, caduta dal cornicione della casa. Ovviamente adesso, con una nuova sensibilità anche delle forze dell'ordine, e vedrete alla fine della serata, c'è il fatto che fanno delle indagini più accurate rispetto a un tempo, anche perché fortunatamente anche con i codici rosa negli ospedali c'è la possibilità di vedere quante volte una donna è stata ricoverata. Però non vorrei più che succedesse quello che è successo a Ro, qui vicino, che una donna è stata ricoverata in un anno 13 volte. La 13esima volta i medici hanno detto, ma sai, insomma, aveva tutta l'orbita fracassata, no? E dicevano, allora vediamo di fare qualche indagine finalmente. E infatti il marito, che è il compagno, che non era mai stato denunciato dalla moglie, è stato denunciato per maltrattamenti dai carabinieri, in quanto avevano trovato delle evidenze. Allora c'è il problema anche del rapporto fondamentale tra le forze dell'ordine, che si intende carabinieri, che hanno la rete più diffusa, e polizia di Stato, mentre invece sapete che la polizia locale non è forza dell'ordine, quindi non ha accesso agli stessi dati dei carabinieri e della polizia. Che però ci sia la necessità di passarsi informazioni, come diceva ieri un GIP, l'altro ieri era Savona, quindi tutto questo giro, la GIP diceva, cioè il giudice delle indagini preliminari, diceva ai medici, per favore fate delle diagnosi più lunghe, perché non è possibile che siano 20 giorni per una rottura d'orbita. Se voi fate naturalmente la diagnosi rispetto a quello che è, noi possiamo intervenire e fare le indagini necessarie. Quindi c'è un movimento molto chiaro, una nuova alleanza tra, appunto, forze a livello istituzionale, forze dell'ordine, medici e magistrati. Però siamo ancora all'inizio, perché c'è il problema di trasmissione di dati. Oppure per esempio una donna che viene in ospedale, viene magari avvicinata a psicologi o dai servizi medici, poi una volta dimessa, se non c'è un collegamento con i servizi territoriali, questa donna non si può monitorare assolutamente qual è il suo percorso. Quindi è un lavoro da costruire, perché in Italia ci sono persone molto brave, strutture molto brave,
efficaci, efficienti. L'importante, quello che manca invece, di cui parlerò, è il metodo Scotland. In Italia noi abbiamo finalmente delle leggi decenti sulla violenza sessuale, ma siamo assolutamente latecomer, cioè siamo arrivati molto molto tardi. Voi sapete che in Italia fino al 1968 l'adulterio era un reato, quindi il giudice poteva affidare per crimine di adulterio i figli al marito, senza più la possibilità che la mamma potesse vederli. Oppure anche voi sapete che lo stupro non era un reato e lo stupro poteva essere risolto con un matrimonio riparatore. E il caso era quella di una donna d'Alcamo, Franca Viola, vi ricordate, che nonostante fosse stata sequestrata per una settimana dal figlio del capo mafia, riuscì assolutamente a liberarsi e a non sposarlo. Io ho avuto l'onore, insomma, di conoscerla e era il Quirinale l'8 marzo, quando Napolitano le ha conferito l'ordine cavalierato della Repubblica per i meriti. E quello che mi ha più colpito è che questa signora con molta umiltà ha ringraziato i suoi due uomini, cioè il padre e il marito. Io all'inizio dico, ma certo che doveva ringraziare innanzitutto il padre e il marito. Il padre perché l'aveva sostenuta nella provincia siciliana degli anni 60, immaginatevi, a rimanere dritta con la sua dignità e non abbassarsi ad accettare le violenze che per una settimana stuprata aveva vissuto. E naturalmente ringraziava il marito perché il marito, uomo siciliano, ha deciso di sposare una donna pur sapendo lo scandalo che questa donna involontariamente aveva suscitato. Quindi l'alleanza con gli uomini come esempio è fondamentale, infatti il nostro libro è anche in questo senso, perché non dare un buon esempio. Cioè, rispetto ai figli, un figlio che magari maltratta dopo aver bevuto una birra la propria compagna o una figlia che torna a casa con un livido, ecco, allora sono fondamentali perché senza un lavoro comune non possiamo andare molto oltre. L'Italia, come sapete, ha cominciato grazie alla pressione dei tempi che cambiavano, cioè le leggi mostrano veramente il cambiamento della società italiana e della famiglia. 70 c'era il divorzio, 75 è importante perché vengono fondati i consultori familiari e voi sapete fino al 75 erano vietati, era un crimine, utilizzare ma soprattutto comunicare l'utilizzo dei contraccettivi, mentre dal 75 in poi la pianificazione familiare è ciò che permette, invoglia appunto l'utilizzo dei contraccettivi. Poi nel 78 quella interruzione della gravidanza, 75 come sapete è anche importante proprio perché c'è il mutamento, c'è il nuovo codice di famiglia. Nuovo codice di famiglia che toglie al padre il potere unico di patria potestà e la mette in condivisione con la donna. Quindi questa è stata una delle cose più importanti perché rompe con l'idea di famiglia patriarcale che era stata fondata soprattutto sulla base del codice Rocco del 38, ed è questo uno dei nostri maggiori nemici. Perché? È uno dei nostri maggiori nemici perché soltanto dopo 19 anni di dibattito parlamentare, finalmente nel 1996 viene indicato il fatto che lo stupro è un crimine contro la persona e non contro la moralità pubblica. Cioè, sapete cos'è la moralità pubblica? La moralità pubblica è legata al buon costume, ovvero che se uno è stuprato, cioè lo stupratore, quello che fa male, è contro la comunità, la società. Mentre invece, naturalmente, lo stupro è una lesione dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni individuo. La comunità non c'entra. Quindi vuol dire che era proprio uno Stato illiberale, nonostante fossimo da ormai molti anni, dal 48, con una Costituzione repubblicana che ammetteva la parità tra uomini e donne. Poi ci siamo adeguati perché? Perché voi sapete che le politiche delle pari opportunità, sostanzialmente alla fine degli anni 70, 77 in poi, diventano sostanzialmente uguali in tutti i paesi dell'Unione Europea. Nel senso che ci sono degli obblighi di legge comunitaria anche di ratificare
certe normative e il diritto comunitario è superiore a quello nazionale, perché per forza se sono direttive bisogna recepirle, e voi sapete che non c'è dibattito, vengono recepite dal Parlamento e poi il Parlamento deve fare leggi attuative. E quindi ci siamo adeguate con ovviamente anche con le norme ONU, con le norme dell'Unione Europea, ma anche con il Consiglio d'Europa. Qui state attenti perché fanno molte confusioni. L'Unione Europea è quella che ha la Commissione Europea. Il Consiglio d'Europa è stato fondato molto prima, intorno al 47, no, insomma a fine degli anni 40, ed è formato da 47 paesi, si occupa sostanzialmente di diritti umani, e vi dirò perché ci interessa in questo caso. Allora, le leggi contro la violenza sono quella del 2001, che è quella della possibilità di allontanare il coniuge violento da casa nel momento in cui il magistrato lo ritiene opportuno e non si deve avvicinare alla famiglia o alla moglie o alla compagna. Nel 2009 invece il famoso pacchetto sicurezza ci avevano messo dentro di tutto, no? Il pacchetto sicurezza rispetto alla clandestinità, voi sapete che c'era il reato di clandestinità in questo pacchetto sicurezza, ma c'era anche la legge anti-stalking, cioè la legge contro il delitto di atti persecutori, come si dice in italiano, e cioè il fatto che non necessariamente un familiare ma anche un emerito sconosciuto può essere in qualche maniera perseguito nel momento in cui tramite mezzi diversi, voci, parole, sms, cioè ci sono le evidenze che perseguita una persona. Voi sapete che negli ultimi tempi questo è aumentato per uomini ma anche per donne. Voi sapete che ci sono il reato di stalking, anche una signora di 76 anni, non so se l'avete letta, che importunava il bagnino e lui doveva salvare gente in mare, quindi aveva qualche problema, ecco. Però per dirvi che naturalmente questo è applicabile sia a donne che a uomini, però non c'è necessariamente il carcere, ci sono ancora anche misure alternative, ma soprattutto il questore può anche richiamare la persona e riportarla alla ragione. Ci sono dei richiami che sembrano funzionare, almeno la provincia di Trento li usa molto il questore, e sembrano assolutamente funzionare, ma anche perché la vice questore è considerata la super questore, perché lei riesce sempre a dirimere tutte le questioni, perché come abbiamo detto molto dipende non solo dalle leggi ma dalla testa, da come i funzionari fanno funzionare appunto le istituzioni. L'ultima legge, che è quella che ci interessa, perché anche qui molto ci sono notizie errate in molti casi. Allora, l'Italia non è stata in ritardo rispetto alla Convenzione di Istanbul, è stata velocissima a ratificarla, molto di più di altre nazioni. Cos'è la Convenzione di Istanbul? Allora, è stata emessa al Consiglio d'Europa, che ha sede a Strasburgo, nel 2011 a Istanbul. Patricia Scotland è una delle madrine di questa convenzione. È una convenzione molto importante perché contro il modo, a differenza di tutte le altre convenzioni che sono molto generiche, formali, questa è molto molto pragmatica, dice esattamente cosa bisogna fare per affrontare il fenomeno e soprattutto dà una definizione molto chiara di cos'è la violenza domestica. La violenza domestica è quell'atto continuato nel tempo che viene rivolto da un soggetto che è o è stato legato da vincoli familiari, che vive o che non vive nello stesso luogo che è stato legato. Quindi è anche il concetto di violenza domestica è anche retroattivo, anche per chi è stato, ma che diventa anche pernicioso, perché voi sapete che statisticamente sono in aumento gli omicidi da parte degli ex, che è una tipologia naturalmente nuova, perché prima c'era l'uxoricidio, cioè il marito che uccideva la moglie, mentre adesso naturalmente c'è l'ex marito che uccide l'ex amante, e anche di diverse età e generazioni. Quindi questa è una questione anche importante da sottolineare. Poi questa convenzione è basata su 4 P. Allora, uno è prevenzione, la seconda P è persecuzione, la terza P è protezione e la quarta P, che ci interessa anche fra le altre, politiche integrate, politiche sociali. Allora,
È interessante, non è difficile da leggere, quindi quando sarebbe il caso appunto magari di commentarla anche, ma anche perché l'Italia è stata velocissima. Non solo l'abbiamo recepita subito, era stata sottoscritta dalla Fornero ai tempi, bensì, se vi ricordate, la Presidente della Camera Boldrini aveva fatto aprire il 13 di agosto il Parlamento, la Camera dei Deputati, per approvare il decreto legge. Ma voi sapete che il decreto legge poi ha dato adito a un sacco di proteste, soprattutto da parte di gruppi di donne, perché non erano d'accordo, e penso che avessero ragione, nel prevedere l'irrevocabilità della querela. Cioè, nel senso, se fosse una querela andava poi a finire in denuncia. Questo è stato cambiato e adesso, come sapete, la 119 ammette il doppio binario, la querela se è in flagranza di reato e quindi la denuncia, oppure la donna la può ritrattare, no? Può ritrattare la denuncia. Perché è importante per noi questa legge? È stata approvata nell'ottobre 2013, quindi noi, a differenza degli altri stati europei e così via, abbiamo addirittura una legge legata a Istanbul che sostanzialmente recepisce questa convenzione. La legge è divisa in due parti, poi passo alla seconda parte del mio discorso, è divisa in due parti e la prima parte dà strumenti di intervento maggiore ai magistrati, cioè nel senso che per esempio prevede il 30% in più l'aumento di pena se la donna è gravida, sapete che anche intorno al 25% aumenta la violenza quando la donna è in stato di gravidanza, e poi il 30% in più se sono presenti bambini, cioè sono presenti minori. Poi ovviamente ci sono una cosa interessante che riguardano le comunità straniere, e cioè che viene applicato l'articolo 18, si direbbe, alle donne così come straniere, che era quello, cioè l'estensione dell'articolo sulla tratta, no? Vi ricordate che la tratta, se la donna denunciava, cioè se la donna decideva di uscire dalla tratta anche senza denunciare il suo diciamo così papone, non so come chiamarlo, quindi come tale poteva avere il permesso di soggiorno. In questo caso è doppio, perché la donna straniera che viene abusata, che è vittima di violenza domestica, può avere il permesso di soggiorno, mentre al compagno può essere revocato per questi motivi il permesso di soggiorno. Purtroppo tranne in un caso, nel caso in cui siano richiedenti asilo, perché voi sapete, sempre per le convenzioni del Consiglio d'Europa, non si possono rispedire persone in teatri di guerra, perché rischierebbero la morte. Quindi questo è successo con un profugo siriano, da quello che mi dicevano, che è veramente molestatore, ma che non hanno potuto ovviamente rimpatriare perché c'è la guerra, quindi c'è la tutela anche della vita umana. Allora, questa legge è divisa in due parti, quindi la prima è una parte che reprime anche un fenomeno che purtroppo interessa anche i giovani, che è il cyberbullismo, che l'utilizzo anche su social media, frasi ingiuriose anche tra persone adulte. Infatti sarebbe da studiare questa nuova forma di violenza, no? Quando il tuo ex ti pianta, ti mette su Facebook delle cose terribili o delle foto e così via. Solo che le donne adulte possono reagire altrettanto, anche se chiaramente provocano vergogna, sdegno, quello che si può, ma sono adulte, e poi si lascia commentare da solo l'atto di un uomo adulto che si comporta in questa maniera. Il problema dei ragazzi minorenni, che sappiamo che alcuni sono addirittura, delle bambine sono suicidate, ma anche dei ragazzini, no? Perché voi sapete che il problema anche dell'omofobia o di queste forme di violenza è enorme, e noi non abbiamo ancora una legge sull'omofobia, che è un altro problema grosso. Quindi prima parte. Seconda parte è quello che forse ci interessa di più, perché vengono devoluti 20 milioni di euro, 10 ai centri antiviolenza, che sono stati in parte già suddivisi, e 10 milioni per azioni di prevenzione. Di prevenzione significa culturale, cambiare le mentalità, intervenire e così via. Quindi è un problema naturalmente, certo, di legge e istituzione, ma un problema sostanzialmente di testa e soprattutto anche culturale. Questo richiede però un piano nazionale, e soprattutto richiede chi se ne prenda carico. E voi sapete che a livello politico abbiamo dei problemi,
Abbiamo dei problemi perché Renzi, quando ha formato il governo, ha deciso di fare un'azione di democrazia paritaria in termini quantitativi, cioè donne e uomini, invece non ha messo né un ministero per l'integrazione, come era quello precedente, né tantomeno un ministero per le pari opportunità. Quindi idem aveva cominciato con task force, eccetera. Il lavoro era stato continuato in maniera assolutamente egregio dalla senatrice Maria Cecilia Guerra, che aveva portato avanti un ottimo lavoro come viceministro. Come sapete, il viceministro possono andare al Consiglio dei Ministri, gli altri no, sottosegretari non possono. Il problema adesso è che non abbiamo un ministero per le pari opportunità, non abbiamo una delega, abbiamo soltanto una consigliera alle pari opportunità, che è l'onorevole Giovanna Martelli, e abbiamo una funzionaria che fa quel che può al Dicastero delle pari opportunità, che è l'Ermenegilda Siniscalchi. Allora, questo cosa ci dice? Ci dice che speriamo che qualcuno si prenda veramente l'incarico di portare avanti e di applicare questa legge, che, in quanto essendo legge, aspettiamo tutti di avere un approccio integrato. E qui vengo, se non ci sono domande sulla prima parte, vengo alla seconda parte, se non vi ho annoiato troppo, la seconda parte del mio intervento. Ci sono domande magari su questo? Posso venire al metodo inglese? Dopo? Ok. Allora, il metodo inglese, questo libro, voi sapete, probabilmente molti di voi conoscono Simonetta Agnello Corbi, conosciuta in Italia come scrittrice. Ebbene, no, io l'ho conosciuta nella metà degli anni 90 come avvocato. Io lavoravo alla London School of Economics a Londra e avevo invitato, conosciuto insomma tramite amici comuni, Simonetta, che lavorava a Brixton come solicitor, cioè come avvocato, soprattutto minori, famiglie caraibiche, immigrate, famiglie musulmane. E poi, quando decise di lasciare lo studio, si mise a scrivere un libro che aveva visto apparire come su un telone mentre aspettava un aereo, e questo era Mennulare. Poi lo propose a Feltrinelli assieme a un'altra persona, e quindi diventò una scrittrice nota in Italia soprattutto per le ambientazioni siciliane. Siccome, leggendo anche il suo romanzo, oltre che sapendo cosa aveva fatto, mi sono detta: ma Simonetta, ma perché così tanta violenza familiare nei tuoi libri? Ma magari forse è bene che ognuno di noi, facendo il proprio lavoro, possa magari, visto che è un momento anche importante, tirar fuori questo problema secondo i punti di vista. Lei ci ha pensato un po', e poi è venuta un'occasione molto interessante. Questa occasione era perché Patricia Scotland aveva deciso di fondare una fondazione che si chiama Eliminate Domestic Violence Global Foundation. E quindi siamo andati a parlare con lei alla Camera dei Lord, ed è nata l'idea di questo libro, che mette insieme competenze, storie ed esperienze diverse. Quindi la prima parte è una parte letteraria, ma che soprattutto racconta storie di vita, esperienze di lavoro, e una parte invece più, tra virgolette, tecnica, con leggi, dati e così via, anche se anche io mi sono permessa di fare qualche riferimento personale, proprio perché è qualcosa che tange la nostra vita, perché la violenza domestica esce dalle case e va in tutta la società fino alla politica. E quindi, come tale, abbiamo messo in piedi questo libro in cui purtroppo quello che diciamo è assolutamente vero. Cioè non c'è una cosa che non sia vera, quindi non c'è fiction purtroppo, e neanche invenzioni. E quindi io mi sono trovata appunto anche a presentare questo programma con questo libro, che deve anche ringraziare Carlo Feltrinelli, perché questo libro è a costo di stampa. Carlo Feltrinelli non guadagna nulla, cioè, anche perché Simonetta insomma era una loro autrice, come del resto anch'io, e poi soprattutto quello che noi, che ci ha dato delle anticipazioni Feltrinelli per le copie vendute, le abbiamo devolute per un anno ad una ricercatrice di Giorgia Serughetti, che ha seguito con me e abbiamo messo insieme il programma. Io stesso, quando mi pagano le conferenze, li faccio arrivare all'università, quindi io non prendo un soldo, diciamo così, da questa cosa, perché penso che sia importante, no?
E quindi anche questo è un motivo per cui sono qui stasera, non per vendere il libro, ma perché per in qualche maniera condividere anche un po' delle prospettive. Chi è Patricia Scotland? Allora, un nome molto british, però è una donna caraibica, nera, quindi, nata nella Repubblica Dominicana, nonna di 12 figlie, in cui il padre, che lei dice molto femminista, aveva deciso di lasciare Santo Domingo e di andare a Londra, pur sapendo che da famiglia abbiente sarebbero diventata una famiglia probabilmente proletaria, o comunque di lavoratori o di impiegati, perché voleva che tutti i figli, bambine, ragazze e ragazzi, potessero studiare e avere equamente una loro educazione, cosa che sarebbe stato difficile nella Repubblica Dominicana. Tutti si sono laureati, tutti e 12, e Patricia è veramente una che ha avuto molti meriti, ma anche molti record. Lei è una famosa barrister. Barrister, voi sapete che nel sistema inglese c'è differenza tra il barrister e il solicitor. Solicitor è l'avvocato che fa le cause con la comunità, con i clienti, mentre il barrister è colei che va di fronte alla corte. Ecco, lei era molto, ha lavorato, ecco perché il legame, perché come giovane laureata in legge aveva lavorato con Simonetta Nello Horby, quindi all'inizio era stata, diciamo così, sua collaboratrice dipendente. E quindi si era specializzata già in questioni di situazioni familiari degenerate e così via. Era diventata anche consulente della regina, e allora questo era tale il prestigio che Tony Blair, a metà degli anni 90, quando ormai, diciamo così, Mayor, comunque l'età thatcheriana stava tramontando, decide di candidare donne. Infatti c'era il famoso, diciamo, progetto Emily, che era un progetto per in qualche maniera favorire le donne ad essere candidate, quindi delle donne avevano messo in piedi, avevano dato dei soldi per fare delle borse di studio e far candidare donne, che in effetti passano, perché in molti casi hanno messo donne in circoscrizioni molto conservatrici, perché con, diciamo così, programmi di welfare, e gli uomini conservatori, donne conservatrici, preferivano finanziare, cioè votare una donna con un programma di sociale piuttosto che un uomo laburista. Vince e viene nominata da Blair e poi da Gordon Brown minister, che significa sottosegretario, con la delega pesante, perché una alla giustizia criminale e l'altro alla violenza domestica. Comincia a lavorare e con maniera produttiva, e cioè cosa fa? Soprattutto cerca insomma, convoca tutti i suoi colleghi senior di tutti i vari dicasteri, ministeri, che avevano delle deleghe sulla giustizia criminale, ma soprattutto sulla violenza domestica, e vede che c'erano deleghe doppie con un sacco di costi. Allora, per fare la riforma lei aveva bisogno di soldi, però dimostra che compattando le deleghe, ma soprattutto cercando di accentrare anche la raccolta dei dati, con una sterlina spesa ne se ne guadagnavano tre. Quindi lei fa un discorso, voi sapete che gli inglesi sono molto, molto attenti alla finanza pubblica, e quindi questo aveva dato la possibilità di lavorare. Quindi il processo, diciamo, integrato è che va dall'alto verso il basso, cioè innanzitutto deve essere un volere istituzionale perché il problema della violenza domestica e sessuale sia considerato in tutti gli ambiti, ma soprattutto ci siano la raccolta dati. Voi sapete che in Italia non ci sono delle raccolte dati omogenei. L'ultimo sulla violenza domestica e sessuale era il 2006, l'anno prossimo finalmente avremo una nuova statistica Istat, altri non sono ufficiali, c'è la ricerca molto bella di Intervita sui costi della violenza, ma non su dati ufficiali, quindi sono approssimativi, questo diciamo dal punto di vista delle ricercatrici quali siamo. Patricia Scotland comincia soprattutto a finanziare ciò che era nato dal basso, e cioè due cose, le Marac e l'IDVA, e questo è il punto forte. Allora, c'era un illuminato dirigente di polizia che a un certo punto vede e fa poi uno studio, una ricerca su questo, che le donne venivano ammazzate per gli stessi motivi, da come una sequenza che si ripeteva,
e che i suoi agenti, i suoi poliziotti, devono andare a sedare dei conflitti, delle liti familiari sempre negli stessi posti. Nello stesso tempo un gruppo delle associazioni di donne avevano dato le stesse, stessi risultati, stesse statistiche, stessi studi. Allora, qual è stata l'idea? L'idea era quella di salvare vite e di ottimizzare i costi pubblici. Per voi sapete che il problema della violenza domestica non è soltanto salvare vite, il futuro dei bambini, ma sono dei costi enormi sociali, che sono i costi degli ospedali, dei tribunali, degli avvocati, dei servizi sociali, dei farmaci e tutte le ore di lavoro perse. Quindi sono dei costi enormi. Infatti il metodo inglese funziona perché ha dimostrato che c'è una riduzione non solo delle morti, ma c'è una riduzione anche delle ore perse al lavoro per motivi di assenza dovuto a questi traumi. Quindi se si interviene in maniera integrata c'è la possibilità di risolvere. Qual è questa maniera integrata? Allora, queste nascono dal basso, sostanzialmente a Cardiff, nel Wales, sono chiamate MARAC. MARAC significa Multi Agency Risk Assessment Conference. Sarebbero dei tavoli multidisciplinari di lavoro che sono molto agili, perché noi abbiamo dei bellissimi tavoli con protocolli, tutte le istituzioni, e se ne manca qualcuno si ammazzano pur di esserci, però poi rimangono lì sul tavolo, seduti. Il problema dell'intervento sulle donne di violenza domestica o sessuale è il tempo, cioè è l'urgenza, è il fatto di intervenire, di mettere in sicurezza e trovare il programma. Quindi nel sistema inglese, visto che la polizia non hanno la divisione tra carabinieri, polizia locale, quindi in questo caso il poliziotto, chi per esso, raccoglie informazioni su dei casi e li distribuisce a delle agenzie comunque interessate, possono essere polizia, per esempio quelli che si occupano di dipendenze, alcol, droga o altro, quello dei minori, i rifugi, le scuole, quelle delle case, e studiano questo caso. Poi si riuniscono di solito una volta al mese quando c'è necessità e valutano che cosa? Il rischio. Cioè la valutazione del rischio è fondamentale per capire qual è la situazione della donna e come bisogna intervenire per in qualche maniera metterla sotto tutela. Questa valutazione del rischio viene un po' fatta a mo' di triage, no? Cioè verde, rosso e arancione, no? Quello di intervento immediato è quello rosso, perché chiaramente è in pericolo di vita. Ma cosa significa? Che in 12 minuti devono assolutamente trattare un caso, perché molto spesso bisogna andare preparati, insomma, perché poi bisogna diventare esecutivi. Cioè, una volta che si decide, il coordinatore decide come intervenire, ma soprattutto il coordinatore è obbligato anche a monitorare i casi, cioè quindi un monitoraggio com'è questa situazione, perché quello che è un problema è, come avevo detto, se l'assistente ospedaliera, sanitaria, non interloquisce con l'assistente territoriale, cioè questa donna andrà ancora al pronto soccorso, i medici interverranno, i carabinieri, dovrà stare a casa dal lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è un modo perché la rete possa funzionare attraverso appunto un'organizzazione che intervenga, molto pragmatica, valutando il rischio. Purtroppo questa commissione valuta anche la cosiddetta homicide review, che in Italia non c'è, no? Allora, se una donna viene ammazzata, non è un caso, perché voi sapete che la violenza domestica è legata alla continuità e all'escalation nel tempo. E noi sappiamo che da dati italiani il 48% delle donne ammazzate da partner, quindi che sono il 72% di tutti gli omicidi, perché non tutte le donne ammazzate sono per causa di femminicidio, sono circa il 72%. Di questo 72%, il 48% le donne avevano denunciato la minaccia. Quindi vuol dire che sono tutte morti prevedibili e annunciati, e quindi come tale potevano essere messe in salvo.
Allora, cosa fanno? Devono fare l'homicide review non in termini penali, perché chiaramente in termini penali sono i giudici, un'altra storia, ma devono verificare cosa, visto che c'era la rete, cosa non ha funzionato nella rete. Cioè, se non c'è stata supervisione, se c'è stato un errore di calcolo, se qualcuno non ha fatto quello che doveva, eccetera, eccetera, eccetera. Perché io che insegno agli assistenti sociali all'università, mi è molto chiaro che gli assistenti sociali sono l'anello forte ma anche debole della catena. Forte perché hanno in mano la gestione anche di casi difficili. Debole perché molto spesso le debolezze della mancanza della catena ricadono sugli assistenti sociali e quindi come tale creano problema poi rispetto. Perché? Perché non c'è supervisione, non c'è confronto continuo attraverso questi tavoli periodici. L'altro elemento fondamentale di questo modello è la IDVA, che significa Independent Domestic Violence Advisor. Cioè, sono formate, hanno un training di circa 6 mesi, quindi insomma molto duro, hanno un patentino quindi, ma quello che loro devono fare è, sono indipendenti, devono fare solo l'interesse e le veci dove è necessario della interessata, della donna maltrattata, cioè della vittima no, perché la vittima ammazzata, quello non parla più purtroppo, ma deve prendere le parti, perché mandare la donna sempre di fronte o alla, che ne so io, davanti all'avvocato, davanti a quello che ti parla di dipendenza, davanti allo psicologo, cioè diventano per le donne anche delle situazioni molto molto difficili, perché le donne in questo caso sono sotto stress. Come dicono le mie amiche, in particolare una che stava per essere strangolata dal marito avvocato, diceva, sai, noi sembriamo un po' matte, tutti non ci credono perché noi sembriamo fuori di testa, siamo esagitate, e certo sono sotto dei traumi pazzeschi, quindi in molti casi anzi addirittura affidano i figli ai servizi proprio perché pensano che siano donne fuori di testa, mentre è evidente che è legato ad uno stato di ansia, di terribile dolore che quindi gestiscono come possono anche nei confronti dei figli. Poi vabbè, c'è il caso tremendo di un bambino che è stato ammazzato nonostante in un luogo protetto, ma questo è un altro discorso molto delicato, che però perché? Perché queste donne sembrano veramente, come loro stesse mi dicono, e lo dicono anche in pubblico, perché una delle cose più incredibili è che presentando questo libro finalmente le donne parlano, non hanno vergogna, ma anche perché finalmente non si sentono più giudicate, perché prima perché non ne parlavano? Ma lo dicevano in pubblico, perché prima dicevano, ma tu sei cretina, ma come mai sei stato fino a quest'uomo, con quest'uomo fino adesso? Ma dovevi andare via, come se fossero giudicate. E c'era una signora in uno dei paesi dell'Inter, la milanese, dicendo, no, io sono venuta qui perché finalmente oggi celebro il 5° anno della mia liberazione, quindi voglio celebrarlo con voi, per caso c'era la presentazione, dicevo. E nessuno sa i machiavellismi che ho fatto per non farmi vedere da mio marito che mi picchiava e mi maltrattava, per non farlo vedere dai figli, poi ho deciso io, una volta cresciuti i figli, di lasciarlo. Allora, quindi significa che le donne finalmente fanno, tra virgolette, outing, cioè esprimono il loro dolore, la loro problema, perché possono diventare anche importanti per altre donne. Lo fanno però quando sono già rinforzate, quando non si sentono più prigioniere, quando non hanno paura del ricatto sui figli, che sono grandi, quando non hanno paura di essere ammazzati. E quindi queste presentazioni sono importanti anche proprio perché bisogna parlarne, non bisogna avere paura, insomma. Poi più o meno le donne tutte hanno avuto, chi più chi meno, esperienze di diverso tipo di violenza, non di violenza, comunque anche di harassment o comunque di, diciamo così, di molestia, e quindi come tale anche interessante e importante questo. Quindi una formazione dell'Independent Domestic Violence Advisor che accompagni la donna finché appunto non viene messa in salvo, non ha la sua terapia, non ha i bambini a scuola, oppure se in un rifugio e così via. Quindi questo è fondamentale. L'altra questione importante, e poi magari finisco, è anche il rapporto con i datori di lavoro. Noi probabilmente a Milano faremo una conferenza, e cioè perché i datori di lavoro pagano già una tassa sulla violenza domestica e sessuale. Perché?
E non soltanto il senso di mobbing, cioè che è la violenza attuata sui luoghi di lavoro, ma perché le donne che vittime di violenza stanno a casa o vanno e non rendono al lavoro, così come gli uomini che sono o abusanti oppure sono stalker, cioè danno appunto, fanno molestie o altri tipi appunto di atti persecutori, non lo fanno il 90% sui luoghi di lavoro, test, message, cioè messaggi, telefonate, pedinamenti, auto, e testa da un'altra parte. Quindi questo si chiama Corporate Alliance, che è anche un modo per i datori di lavoro di aiutare le donne sia per una questione morale, quindi responsabilità sociale d'impresa, ma naturalmente anche nel caso inglese di risparmiare tempo di lavoro che altrimenti verrebbe perso per le malattie o per altro. Quindi questo è un po' quello che volevo dire. Ovviamente è fondamentale l'alleanza con i giornalisti, che finalmente non sparino più quei titoli, il dramma di poveretto questo, certo la vittima non può più parlare, oppure che parlano in maniera un po' razzista e truculenta quando i casi sono diciamo così legati agli stranieri. Non so, ho letto delle cose del tipo e l'ha squartata utilizzando come si dice, il coltello, come si usa fare sulle loro onde, cioè delle cose veramente inammissibili, e quindi anche l'educazione dei giornalisti. Ma su questo stanno lavorando benissimo il gruppo anche della 27esima ora del Corriere della Sera, e soprattutto Giulia. Chi è Giulia? Chi sono Giulia? Giulia è un acronimo per Giornaliste Unite, Libere, Indipendenti, Autonome, che fanno un sacco di bellissime iniziative, quindi se qualcuno di voi si occupa di comunicazione è bene che vi mettiate in contatto. Hanno fatto un bello spettacolo di Desdemona e le altre, quindi nel caso in cui venisse voglia anche di avere una di loro. E ovviamente è fondamentale il vostro ruolo, no? Quello che potrete fare come associazione e anche come ascolto, diciamo, delle donne, per poi essere messe, diciamo così, essere indirizzate per chi anche a livello istituzionale le può aiutare. Poi naturalmente lavoro nostro che parte, a mio parere, dalle scuole materne, cioè è lì che bisogna cominciare a non parlare di violenza. Cioè fino all'università secondo me non si parla di violenza, ma educazione ai sentimenti, al rispetto, l'educazione alla bellezza. Per esempio io ho lavorato per una conferenza con una diciamo così, una signora che si occupa, un artista insomma di teatro, a Mantova, e lei andava nel carcere per i protetti. Voi sapete che nel carcere ci sono pedofili e stupratori, e questi sono messi in un'ala separata del carcere, perché se dovessero mettere assieme agli altri detenuti avranno una vita, sì, breve, comunque una vita difficile. E lei faceva a questi detenuti dell'intrattenimento, faceva dei lavori sulla bellezza. Secondo me è fondamentale, cioè redimere anche attraverso quelle che sono l'idea del rispetto, e l'idea del rispetto attraverso i sentimenti, anche la bellezza ovviamente. E quindi l'università ha anche questo ruolo. Io appunto sono professoressa ordinaria di filosofia politica e sociale, quindi potrei occuparmi dei miei autori, no? Cioè però io vengo dalla scuola di Francoforte, la tradizione della teoria critica, il mio maestro è Habermas, che forse qualcuno di voi conosce, e quindi quello che io ho imparato anche frequentando le varie teoriche femministe americane è quello comunque di cercare sempre di avere un pensiero critico. Hannah Arendt parlava del selbstdenken, il pensare da se stessi, ma soprattutto non perdere mai il contatto con la realtà, con la società. Quindi questa è un'esperienza, perché è vero che faccio cose che magari di solito fa la società civile, ma io penso che oltre all'insegnamento e alla formazione, quindi, e alla ricerca, noi, l'università deve essere quella che ormai si chiama con un po' uno slogan, la terza missione, cioè il rapporto col territorio. Io penso che veramente una democrazia è compiuta e legittima quando, diciamo così, funziona l'interlocuzione. Ovviamente ci sono dei conflitti, però l'ascolto e l'interazione tra il mondo dei governanti, la società civile, gli esperti e tutti coloro che naturalmente anche
l'ambito della formazione e della ricerca. Quindi questo è un po' il progetto che sto facendo, si chiama EDV, Eliminate Domestic Violence Project, EDV Project. Potete guardare il sito che c'è con varie iniziative, mi pare che era venuta, eravamo stati molto contenti, e voi, alcuni di voi, e cerchiamo appunto di, di fare quello che l'università può fare, soprattutto come luogo libero, dove è neutrale, dove appunto le persone possono incontrare altre, creare nuove idee. Questo progetto è stato presentato, l'ho presentato il 20 di novembre, quindi settimana scorsa, a Londra, alla Camera dei Lord, con Patricia Scott, che sembrava anche interessata a continuare il dialogo con l'Italia, perché ovviamente ci siamo accorti di un problema globale, no? E allora anche il rapporto internazionale, imparare dagli altri è importante, poi ognuno di noi sceglie il modo migliore per poterlo attuare in nome naturalmente del rispetto e per una democrazia compiuta, quindi soltanto insieme possiamo cambiare le cose. Grazie.